Problema numero 4 del file problemi forza e campo elettrostatici. Pendolino. Pendolino è questa pallina, questa carica elettrica che è appesa a un filo. Naturalmente il filo non è carico, il filo è neutro, la pallina soltanto è carica. La sua carica è 10 nanocoulomb, la massa è mezzo grammo. Il filo è lungo 12 centimetri, una forza applicata dall'esterno, questa, tira il pendolino verso sinistra e lo fa inclinare. 3 cm sotto al pendolino c'è una lastra circolare di 2 metri di raggio, questa qua, e carica negativa meno 60 microcoulomb. Due domande: quanto vale la forza elettrica che la lastra fa sul pendolino e quanto deve essere intensa la forza esterna per far inclinare il pendolino di un angolo alfa uguale a 50 gradi. Qui vediamo la lastra vista di profilo e il pendolino, questa pallina carica, che viene attratto dalla lastra perché hanno cariche di segni opposti. Infatti il pendolino ha una carica positiva, 10 nanocoulomb, mentre invece la lastra ha una carica negativa, meno 60 microcoulomb. Calcoliamo subito la forza elettrica con cui la lastra attira il pendolino. Forza elettrica, Q per E, solito significato intuitivo. La carica, la pallina, interagisce con il campo elettrico della lastra in quel punto. E da questa interazione, da questo accoppiamento, si dice nasce la forza elettrica attrattiva. In questo disegno io non ho disegnato il campo elettrico, ma il campo elettrico sarebbe una freccia rivolta verso il basso, in quanto la lastra è una sorgente di carica negativa e quindi il campo elettrico va verso la lastra stessa. Questo è anche in accordo con il fatto che quando la carica che subisce e interagisce con il campo elettrico è positiva, la forza elettrica e il campo elettrico vanno nello stesso verso, quindi in questo caso verso il basso. Per calcolare il campo elettrico, ricordiamo innanzitutto che dobbiamo sempre dire chi lo genera e dove. Campo elettrico generato dalla lastra nel punto in cui si trova il pendolino. Allora ricorriamo alla formula approssimata del campo elettrico di una lastra. Però prima di poterla applicare ci dobbiamo sempre chiedere se ci sono le condizioni per applicarla, cioè se la distanza tra la lastra e il pendolino, 3 cm, è molto minore del raggio della lastra. Il raggio della lastra è 2 metri, 200 cm, 3 è molto minore di 200, quindi ci sono le condizioni per poter applicare questa formula approssimativa. Formula che ricordiamo prevede che il campo elettrico della lastra rimanga uniforme nello spazio anche allontanandosi dalla lastra, naturalmente allontanandosi di poco, nei primi centimetri in questo caso. Poi andiamo a sostituire la densità di carica superficiale della lastra con la definizione, quindi la carica Q grande depositata sulla lastra diviso l'area della lastra, che è un cerchio di area pi gregore quadrato. Questa infatti è la definizione di densità superficiale di carica, quanta carica c'è su tutta la superficie. Qui ho dimenticato di scrivere il modulo, dal momento che noi stiamo calcolando il valore assoluto del campo elettrico. Andiamo quindi a sostituire i valori: K0, la costante dell'elettrostatica nel vuoto, la carica della lastra 60 microcoulomb e il raggio della lastra al quadrato. Rimangono le unità di misura newton su coulomb, le altre si semplificano e il risultato finale è 270.000 newton su coulomb, kilo newton. Quindi andiamo a sostituire questo valore del campo elettrico nella formula iniziale per trovare la forza elettrica e otteniamo 2,60 milli newton. Abbiamo quindi risposto alla prima domanda: la forza elettrica che la lastra fa sul pendolino. La seconda domanda è la forza esterna finché l'angolo sia 50 gradi. Qui dobbiamo stare attenti perché esiste anche la forza peso che tira giù verso il basso il pendolino e va a sommarsi alla forza elettrica. La forza peso la calcoliamo immediatamente, m per g, mezzo grammo per g, e sono 4,9 millinewton, milli perché stiamo usando i grammi anziché i chili. Quindi sommiamo le due forze verso il basso, forza elettrica più forza peso, e sono 7,6 mN. Ora, sapendo che questo angolo è uguale a 50 gradi, dobbiamo calcolare la lunghezza di questo cateto, che è il cateto opposto all'angolo, la forza esterna, e conosciamo invece l'altro cateto, il cateto adiacente, che
che è la somma di queste due forze, quindi è 7,6 mN. Con i due cateti possiamo calcolare la tangente. Tangente di alfa è il cateto opposto all'angolo, quindi forza esterna, diviso il cateto adiacente, che è la somma di queste due forze. La nostra incognita è la forza esterna, quindi è 7,6 mN per la tangente di 50 gradi. E il risultato è 9,1 mN. Un'ultima osservazione, la lunghezza del filo non serviva per risolvere questo esercizio. 12 cm infatti non l'abbiamo utilizzato.